Namaste, io sono Alistair Brave e bentornato a un altro episodio di Afterbirth Plus 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 Plus. Eccoci qua, allora con Eva, vediamo un po' come va oggi. Con due cuoricini iniziali, vediamo un po' se riusciamo a farla funzionare bene. Abbiamo un danno schifosissimo con Eva all'inizio. Non avevo mai notato che avevamo un danno così di 2,63, solo? Veramente solo così? Anche se è stata modificata. Comunque, vediamo un po' che cosa riusciamo a fare di bello. Ovviamente io vi... Una cosa che sta di... Ah, giustamente. Questo è il sito di oggi. Lo prendiamo... Perché abbiamo un casino di cuori in questa maniera, ma adesso possiamo usarlo qua, in modo che abbiamo un bonus, e contro il boss abbiamo il secondo bonus doppio, potrebbe essere una cosa di questo tipo. Che almeno ci dà una mano a sistemare questo primo piano e contemporaneamente possiamo avere un buon startup per patti col diavolo e conseguentemente anche per diventare Lord of Babylon. Quindi non è niente male come cosa. Ovviamente c'è una... Il seed ve l'ho mostrato, che è questo. E l'altra cosa che volevo dirvi è che comincerò adesso, che visto che si sta piacendo quando faccio Plus, faccio questa cosa qua, ci teniamo... Ogni tanto farò delle canzoncine. Chi le indovina si prende un biscotto. Così come avete indovinato l'A-Team che avevo fatto e tante altre cose, insomma. Le canzoncine che magari c'ho in testa. Se le scoprirete tanto meglio. Vediamo un po' cosa possiamo fare. Ho fatto una registrazione un po' lunga perché abbiamo avuto, ho registrato gli episodi della settimana di Crucial Expedition, che è una serie che mi avete chiesto e sta funzionando molto bene, mi piace molto, e tra l'altro adesso la state cominciando ad avere anche in italiano, perché abbiamo cominciato a tradurre, ho cominciato a tradurre con voi. Quindi abbiamo, nel senso noi abbiamo cominciato a tradurre, e se volete dare una mano potete andare direttamente in descrizione di quei video per trovare quello che vi serve per imparare anche a tradurre, perché semplicemente basta sapere un pochino l'inglese e dovreste essere tranquilli. Vediamo di esplorare questo piano qua, vediamo di usare ogni tanto il nostro ciccio pasticcio per... tendere a Lord of Babylon. Cosa interessante, usare il rasoio non ci dà non ci fa problemi. Mi avete segnalato tra l'altro una combo interessante, molto interessante, che è quella di usare il rasoio con Isaac Heart. Se riusciamo a trovare Isaac Heart, teniamocelo a conto, perché è un oggetto che non uso praticamente mai, ma dovrebbe essere comunque molto interessante. Ace of Hearts invece è abbastanza interessante. Usiamo la bomba per questo. C'è Small Rock, molto bene. Andiamo nella prossima stanza. Attenzione a non esplodere. E usiamo questa, perfetta. Altre due bombe, molto bene. Vediamo che cosa c'è di qua. Mi tengo appunto la possibilità di usare Isaac Heart. Cioè di trovare Isaac Heart. Mi piacerebbe tanto trovarlo, perché così abbiamo la possibilità, niente male, di avere danno infinito fondamentalmente. Quindi vediamo se ce la facciamo. Questa non so perché l'abbia fatto qua, perché tanto devo tornare indietro. Pensavo fosse una stanza con un sacco di nemici, invece era una di quelle stanze puzzle. Però va bene lo stesso. Importante che... attenzione. Importante che riusciamo a trovare adesso la stanza segreta. Perfetto. Ci vengono date ancora un paio di bombe. Questo lo facciamo saltare. In cambio di... un paio di nemici che non mi interessano. Abbiamo quattro bombe comunque. Quindi andiamo a cercarci la stanza dorata, che è qua. Dentro la stanza dorata c'è... Little Hashi o Hashi? Hashi. Che interessante che possiamo... Lui va in giro e quando spariamo si ferma. Quindi possiamo starcene fermi e lui va in giro a dare un po' di fastidio agli altri. Prendiamo tuo Farz, che ci raddoppia i cuori, ci fa tornare con un cuore intero, ma in realtà avrei potuto lasciarlo perdere. Vediamo cosa c'è qua di interessante. Mi sa niente. Ok, tutta roba negativa. Mi sa che allora gli altri due bottoni sono roba positiva. Vediamo se c'è qualcosa qui e qui. Assolutamente niente. Ok, va bene. Vediamo di andare allora contro il boss. Vediamo di andare contro boss, boss. Facciamo il giro da questa parte. Permesso.
Ok, abbiamo trovato il boss che è Larry Junior. Larry Junior lo distruggiamo così. Con l'High Priestess. E vediamo un po' se riusciamo a fare qualcosa di interessante. A proposito di Ashi, molto molto interessante perché c'ha la solita combinazione con Nodleaf. Che non è niente male. Ci prendiamo Betrayal più che altro per il precedente col patto col diavolo. Quanto danno fa? Poco danno, ok. Nodleaf, che è appunto la foglia mangiata, noi possiamo stare fermi e stare tipo tre quarti d'ora intanto che Ash fa, ci pensa a fare il danno e tutto il resto. I'm drowsy, va bene, andiamo pure giù e vediamo un po' che cosa ci aspetta al prossimo piano. Prossimo piano che è già il terzo, quindi molto bene. Abbiamo un bel bonus all'attacco, abbiamo... spariamo a 6 che non è niente male, come delay. E vediamo se riusciamo a fare ancora di meglio. Allora andiamo di qua c'è, ci sono un paio di portali. Tra l'altro mi è capitato di leggere alcuni dei vostri commenti. Mi avete segnalato una cosa interessante. Io non ho mai visto niente di Eragon. Parlavamo di come viene considerata la magia in alcune serie e cose del genere. E mi è stato detto appunto di come funziona Eragon. Allora, non per... mi ha fatto venire in mente una cosa di cui parlare. Che è effettivamente una dei grandi assenti che ho detto, che avrei voluto dire per come viene trattata la magia e che ho trovato molto molto interessante e che più o meno è come la stessa di Eragon, ma mi ha fatto venire anche in mente un altro argomento di discussione che potrebbe essere interessante. Allora, uno dei miei libri preferiti di sempre e che appunto mi ricordo dall'infanzia perché mi piaceva tanto leggerlo eccetera eccetera è un libro che è stato pubblicato in Italia come Il Mago, punto, senza nient'altro di segnalare. Si chiama Il Mago, in realtà poi è Il Mago di Erzi o di Terra Mare o di Mare Terra, insomma a seconda delle traduzioni ci sono tante cose diverse. È un libro molto molto interessante che parla di questo ragazzo che diventa è un ragazzino che è stato allevato senza genitori, che si trova in una scuola di magia, che comincia a diventare mago, che ha a che fare con una serie di avventure, insomma praticamente Harry Potter. Però Il Mago di Arcee è uscito molto prima e appunto questa è una cosa di cui volevo parlare, che quando è uscito Harry Potter, comunque quando era in voga Harry Potter, io l'ho trovato sempre una roba noiosissima per il semplice fatto che l'avevo già letta in un'altra maniera. Prendiamoci pure Chemical Peel. E quindi appunto sono rimasto molto male perché in realtà l'ho trovato una scoppiazzatura incredibile, perché è uguale, cioè è un ragazzino senza genitori che va a fare una scuola di magia. La differenza è che in realtà poi il libro del mago è per persone un pochino più adulte, perché ci sono... vedete come si fa quella stanza? Me l'avete spiegato voi. E a quanto pare, avendo un pochino di velocità, si riesce a risolverla meglio. E appunto Harry Potter è fatto per ragazzini un pochino più giovani e c'è tanto di più di magia non dark, diciamo, mentre il mago è un pochino più sul dark, cioè ci sono morti, esplosioni e cose di questo tipo. Oltre che essere anche un pochino sullo psicologico, nel senso che c'è un'ombra e c'è anche proprio come viene considerata la magia. La magia nel Mago di Arcee è tutta basata sui nomi. O meglio, ci sono... ogni cosa ha un proprio nome. Ed è una cosa che ho trovato fantastica questa. Cioè, ci sono modi per chiamare le cose... e poi ci sono altri modi per chiamare le cose. Il vero nome delle cose che c'è dietro alla cosa stessa. Quindi il bello è che questo succede con gli elementi, con gli oggetti. Quindi, non so, il fuoco viene chiamato comunemente fuoco, ma in realtà ha un altro nome. Quando viene usata quella parola, si riescono a fare le magie con il fuoco. Quindi si riesce a controllare col potere della parola, che è una cosa molto molto interessante. Ed è anche... quello che succede, se ci pensate, con Dune. Non so se avete presente quello che il mondo di Dune. È più o meno quello che succede, cioè la voce che comanda in quel caso le persone. Ma questa cosa funziona anche con le persone, cioè sapere il vero nome di un mago, infatti i maghi hanno tutti i soprannomi e cose di questo tipo, sapere il vero nome di un mago ti porta anche a controllarne i poteri, che è una cosa che ho trovato molto affascinante, quindi molto molto interessante vedere... questo tipo di approccio alla cosa. Molto bene che abbiamo guadagnato un sacco di soldi per entrare qua dentro.
King Baby non credo meriti, però la candela mi sa di sì. Quindi ci prendiamo la Red Candle e ci prendiamo questa che è un Ace of Hearts che non mi serve purtroppo. Prendiamo Lovers, prendiamo Ace of Hearts e la usiamo giusto perché è Ace of Hearts. Per avere un pochino di cose sottostanti e sarei tentato... No, non mi conviene fare questo. Potrei anche usare una bomba per prendere qualche soldino in più. Ma andiamo contro il boss e vediamo un po' che cosa possiamo fare. E quindi questa considerazione del fatto di collegare quello che è il conoscere le parole con la sapienza, insomma il mago studia per cercare di conoscere il nome dell'avversario, ed è una cosa molto molto interessante, perché è anche quello che succede più o meno con Aragorn, se non mi ricordo male come ve l'avete descritta. Ma l'ho trovata molto molto interessante come considerazione, ed è un'altra delle tante maniere in cui può essere affrontata la cosa. La cosa interessante è che questo si può applicare un po' a tutto, ed è proprio il bello, secondo me, del mondo di Earthsea, perché effettivamente si applica alle cose. Quindi uno governa la realtà, o comunque può piegare quelle che sono le leggi della realtà, quindi fare magie, grazie al fatto che conosce il vero nome delle cose. Ed è una cosa molto molto interessante, che hanno a che fare appunto con le origini arcane della magia, che in realtà quella è la lingua degli dei antichi, insomma, con cui gli dei hanno chiamato veramente le cose all'inizio. Quindi ha abbastanza senso, diciamo, in un mondo magico, anziché essere semplicemente come si dice, a seguire delle leggi che hanno poco di verosimile, chiamiamolo così. Si sta parlando comunque di magia, quindi questo è quanto. Tra l'altro, a proposito si parlava prima di Harry Potter, mi ricordo che la cosa era venuta fuori ed è stato, c'è stato quasi un, non so se sia finito in tribunale anche la cosa, perché effettivamente anche se a voi piace Harry Potter eccetera, non so quanto apprezziate l'autrice di Harry Potter, perché ha sempre avuto questo alone di mistero, cioè non so bene come dirlo. Mi piace ciò che scrive, ma non mi piace lei come persona. E questa è una cosa che mi è stata detta da molti dei fan appunto di Harry Potter, che a cui piace appunto la serie, piace la saga, piacciono i film, perché magari avete visto i film e non avete letto i libri. Ma in realtà chi ha scritto, chi ha creato questa cosa, si è molto contrari alla persona stessa, ma in realtà scrive bellissime cose. Ed è una cosa che a volte succede, ne avevamo già parlato, quando l'artista piace l'arte ma non piace l'artista che l'ha creata. A volte succedono cose di questo tipo. Per dirne una, per fare un esempio abbastanza lampante, la musica che ha fatto Charles Manson è una musica anche abbastanza carina in realtà, ma lui come persona è una merda, cioè c'è poco da farci, anche se per molti può essere affascinante. Così come, insomma, ci sono tanti tanti esempi. Dicono anche che i quadri di Hitler non siano stati male, a me non sono mai piaciuti, però insomma c'è questa considerazione su alcune cose che si può anche fare. Pure andiamo pure da questa parte cercando, non so come abbia fraseggiato questa frase in italiano. A quanto pare sto perdendo l'abilità di parlare, perché sono un pelino stanco, non perché non abbia dormito, anzi ho dormito sì, ma perché ho registrato Curious Expedition prima e quindi ho bisogno di una pausa abbastanza presto, però è il tempo che ho a disposizione. Questo è Wooden Cross, è un oggetto nuovo che mi dà, come potete vedere, e ce lo teniamo, mi dà Holy Mantle, ma non funziona esattamente come le Holy Mantle. Range Down, possiamo fare un Range Down incredibile, ma anche no. Wooden Cross mi dà l'Holy Mantle, ma solo per una volta per piano, credo. Non una volta per... No, una volta per stanza sarebbe overpower. Mi sa che me lo dà una volta per piano, perché sono due oggetti che sono stati introdotti nuovi, che appunto fanno... Però la stessa cosa di Holy Mantle in cose diverse, ma appunto questo è quanto. Quello è Tooth, Black Bean, ok. Quindi andiamo pure di qua, non so perché sia entrato da questa parte, tanto avevo già scoperto tutte quante le stanze. Attenzione a non morire, perché effettivamente ho solo due di energia, quindi attenzione. Andiamo contro questo, non prendiamo i cuori e andiamo a sconfiggere il boss.
alla carica, vediamo se ce la facciamo. Non è che siamo proprio messi benissimo, ma magari riusciamo a fare qualcosa di molto interessante contro il boss stesso, che è Chubb. Ci spariamo contro qualcosa, lasciamo pure il nostro amichetto Ashi andare in giro ogni tanto. E dovrei anche usare un pochino di più la nostra candela. Perfetto. Se uso la candela, Ashi è libero di muoversi in giro, quindi niente male come combinazione. Ci prendiamo Pidgeot Boy, che sono un po' di monetine in più. Qua dentro cosa c'è? Cambio Conception e... Allora, ci prendiamo tutte e due. Ci prendiamo Cambio Conception e Multidimensional Baby. Abbiamo praticamente la stessa energia di prima, quindi non è che sia cambiato più di tanto. Potrei finire l'esplorazione per andare ad aprire il negozio. Abbiamo 5 chiavi, quindi forse ne vale la pena andare ad aprire il negozio. Quindi andiamoci subito. Qua ci potrebbe essere la stanza segreta. Non è così. Abbiamo questo, giusto? Abbiamo Petrified Poop, che possiamo usare per recuperare qualche soldino in più. Quindi entriamo un attimo qua. Ok, c'è qualcosa che mi interessa? In realtà no, a parte il cuore spirituale in saldo. Ci prendiamo più soldi possibile in questa stanza e nelle altre stanze. Non credo ci fossero tante altre stanze, ma comunque ci prendiamo questo. Teniamoci Wooden Cross. Con 9 monete non mi posso prendere nient'altro. Facciamo una bomba su questo. Ok, e andiamo pure via. Allora, direi che va bene così. Abbiamo ancora una bomba? Sì, perché potrebbe esserci la stanza segreta. Invece no, lì non può essere. Andiamo anche qua ad esplorare un pochino. C'è questa che potrebbe essere interessante. Cosa contiene? Soldi, bene. C'era Starter Deck. Voglia di prendermi Starter Deck? Mi sa di no. Qua ci buttiamo questa là. Il miglior colpo che abbia mai fatto, probabilmente, di candela. Ashi ha fatto un ottimo lavoro, Ashi e Red Candle funzionano molto bene insieme, quindi è una novità abbastanza strana. Attenzione, ecco, questo era Holy Mantle che se n'è andato via. Cosa mi dai? Una bomba, quindi posso usarne una qua per aprire questa, con dentro un bel po' di bombe in più e le 15 monete. Devo comprarci Starter Deck a sto punto. Andiamo a comprarci Starter Deck, che ho fatto tutto sto casino per arrivare fin là. E ci prendiamo Starter Deck, eccola qua. Cosa ci dai di bello? La carta della forza, va bene. Va bene, andiamo via con un po' di bombe in più. Sono molto contento di quello che sta succedendo. Possibile stanza segreta qua a sto punto. E non è così, pensavo fosse lì però. Andiamo su di qua. E vediamo di andare pure al prossimo piano. Siamo tornati. Ok, vediamo un po' che cosa ci aspetta questo piano qua. Abbiamo pochissima energia, sto rischiando abbastanza, ma direi che ne vale la pena perché stiamo aumentando un po' il nostro danno. Abbiamo bisogno ancora di quell'oggetto che ci rende la run ancora più figa. Però devo dire che questa combinazione Hashi con... Beh, intanto spariamo anche abbastanza veloci, ma Hashi con... Red Candle, cioè Hashi che è libero di andarsene in giro senza che debba sparare, che ho un'altra maniera per fare danno fondamentalmente, non è niente male, quindi magari in qualche situazione potrebbe essere molto 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 più interessante. Allora vediamo pure di spattaccare questi. E comunque abbiamo abbastanza fonti di danno adesso, quindi
potrebbe essere interessante. Ce la faremo ad arrivare fino a Ash? Mi sa di no, in realtà. Non perché moriamo prima, ma perché proprio il combattimento con Ash mi sa che non sarà granché. Perché non abbiamo ancora fonti di danno interessanti. Cioè, ne abbiamo, ma non abbiamo... potremmo anche provarci, in realtà. Non è detta l'ultima parola. Abbiamo 8 bombe, quindi sicuramente ci prendiamo questo. Abbiamo fatto fuori quello, abbiamo fatto fuori questo e facciamo fuori anche questo. Ottimo, ci prendiamo un altro cuore spirituale. Abbiamo bisogno di tanta energia, ecco, quello sì. Per poter sopravvivere, mi sa, al nostro amichetto. Rocce spirituali qua non ne ho viste. Andiamo di qua. Attenzione. Ho fatto un dodge incredibile, ma va benissimo così. Ci prendiamo questa, andiamo qua dentro. Holy water. Holy water. Abbiamo due oggetti angelici. O meglio, abbiamo... Sì, Wooden Cross non so se conta come oggetto angelico. Mi sa di no, in realtà. Tarot Clot e Starter Deck non sono niente male come combinazione insieme. Quindi usiamo pure le bombe per recuperare Tarot Clot, che sta diventando ben presto uno dei miei oggetti preferiti. BFF, anche un oggetto che mi piacerebbe prendere. Quanti dobbiamo spenderne per recuperarlo? Un bel po', eh. Direi che però ne varrà la pena. Ok, prendiamo questo, prendiamoci Tarot Clot, che mi ha dato l'Emergency Contact. Ok. L'altra è una carta della forza. Ok, meno ce l'abbiamo per eventualmente prendere due patti col diavolo anziché uno. Potevo andare meglio, però va bene anche così. Però almeno le prossime carte che troveremo saranno molto molto buone, perché valgono doppio. Quindi vediamo un po' che cosa possiamo fare. Allora, andiamo di qua, andiamo di qua, andiamo di qua. Questo lo spegniamo per evitare di prendere danni inutili. Ok, adesso appunto le... ci saranno solo carte, perché abbiamo Starter Deck che, se non sbaglio, annulla tutte le pillole. Quindi non ci possono essere più pillole in giro, ma ci possono essere solo carte. Quindi se trovassimo, esatto, come... Questa è una carta di full che ci va bene. A che piano siamo? Dunk Depths 1, ok, siamo in ritardo per Boss Rush. Quindi ci teniamo Strength. E Strength funziona doppio, quindi avremo 4 possibili. Siamo andati già nella stanza dorata, quindi andiamo contro il boss, che sono gli stessi service. Dove andate? Ok, abbiamo perso il nostro bonus. Attenzione a loro. Ok, abbiamo quasi ucciso quella gialla. Ok, quella gialla è andata. Adesso andiamo contro questa. Fai il tuo attacco del cavolo. Via da qua. Ha! Ok, centrata. Questo è un HP in più. Mi sa che non lo prendo. Mi serve qualcos'altro? No, andiamo via. Andiamo via, perché è un HP in più che non mi serve. Ok, Necropolis 2. Vediamo un po' che cosa possiamo fare qua. Possibilità di patti col diavolo interessanti. 67% non è niente male. Se trovassimo 2/3 patti col diavolo possiamo prenderli tutti, perché abbiamo la carta della forza eventualmente da utilizzare. Se trovassimo Krampus non mi fa tanta differenza. Se trovassimo... insomma, possiamo trovare un po' di tutto. Vediamo prima che cosa c'è nella stanza dorata per poter scegliere. Attenzione, che sto facendo dei dodge incredibili. Almeno quello è una cosa a cui sto tenendo, perché abbiamo Holy Mantle, ma è come se non ce l'avessi, secondo me. Perché possiamo sopravvivere anche senza dover prendere... O meglio, cerco di non perderlo, perché ci servirà più avanti. Ci servirà più avanti il boss, nel senso. Prendiamoci Spelunker Hat. Tutti oggettini non granché, in realtà. Però Spelunker Hat ci fa vedere dov'è la stanza segreta, quindi potrebbe esserci qualcosa di interessante nelle stanze segrete, vediamo. Allora, intanto andiamo di qua, scendiamo giù. Qua c'è quello che è quello immortale, no, è quello che c'ha un po' più di energia e basta. Quindi facciamo così. Eliminate quei due. Adesso vediamo di uccidere anche questo e uccidere anche questo. Perfetto. Andiamo giù ancora. Questa la stanza la odio. Ok, sono riuscito a non prendere danno finora. Ah! Ok, non so come, ma sto facendo i dodge più incredibili della storia, a quanto pare.
Quindi va benissimo, va benissimo. Continuiamo così. Sono abbastanza concentrato sulla run e che sta una cosa che funziona. Andiamo su di qua. Ciao Grid. Vuol dire che non ti troverò nel negozio. E mi dai anche lo Steam Sale, quindi ancora meglio. Potrebbe essere il negozio più figo della storia. Vediamo se ci arriviamo. Ci vorrebbe un 2 di quadri per fare le cose ancora più fighe. Proviamoci. Roba interessante. Un luck up, molto bene. E un paio di cuori spirituali in più. Un paio di chiavi, quindi molto molto bene. Tieni pure questo. Tu combattiamo il buio con la luce, direi. Oh, sto facendo dei colpi incredibili, eh. So che dovrebbe essere normale ormai dopo 500 episodi di Isaac, però... A che punto siamo, tra l'altro, con gli episodi di Isaac? Ne avevo registrati di 365, siamo oltre il 40, quindi siamo oltre i 400 episodi di Isaac. Bene. Credo sia un record a livello italiano, forse. Vediamo di andare di qua. Di qua, dove sono i cuori? Ah, qua in fondo siete. Ok. Ci siamo dovuti prendere il danno alla fine. Ok, ci siamo presi un po' di danno in più. Questi si fanno male a vicenda? Ok, ce l'abbiamo fatta a finire questa stanza che è un po' bruttina. Andiamo su di qua. Oh, Red Candle lo sto riscoprendo, è incredibile. Two of Clubs la usiamo perché mi dà un casino di bombe. Spelunker Head, perché è così luminoso? È sempre stato così luminoso Spelunker Head o è in questa stanza? Ok, cioè è successo qualcosa che ci ha fatto illuminare di più Spelunker Head, mi sa. Ah, forse perché prima avevo Holy Mantle e adesso non ce l'ho più e quindi si è un po' incasinata la skin, cioè la nostra visuale. Magician, teniamoci Emergency Contact, potrebbe essere buono contro Ash, se non mi ricordo male. Se ci arriviamo, perché siamo a 24 minuti e dobbiamo ancora combattere mamma, eh. Allora, andiamo qua dentro. Qua dentro c'è la 9 Volt, molto buona per la cosa, e la Temperanza che usiamo e facciamo esplodere. Cambio di un cuore spirituale in più, bene. Bene, bene, bene. Allora, carta della forza, Emergency Contact. Andiamo a cercarci il boss, che dovrebbe essere da questa parte, visto che c'è anche la seconda stanza segreta di qua. Quindi usiamo questa qua. Ok. Un po' di cuore spirituale in più. Combattiamo contro di lui, non serve, quindi andiamo di qua. Aiuto, 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 aiuto. Spero. Furbissimo che ci sono andato contro io. Avete visto la rapidità con cui si carica? Ok, 9 volt Red Candle, siamo piromani, siamo veri, ci vorrebbe Pyromaniac. Sul serio però sto giro. Usiamo una chiave da questa parte, perché tanto c'è una chiave gratis per prendere una chiave qua, e questa usiamo qua. Un altro cuore spirituale. Stiamo perdendo un sacco di cuore spirituale in questa maniera. Molto bene. Forse è anche dovuto al fatto che abbiamo l'oggetto speciale. Cosa mi ha colpito? Ah, ci sono i ragnetti ogni tanto, che cosa. Sì, che vengono generati i ragnetti, non me ne accorgo. Ok, ce l'abbiamo fatta, ci prendiamo la Polaroid. Andiamo nei patti col diavolo, c'è Krampus, avevo detto che andava bene lo stesso. Krampus l'abbiamo quasi disintegrato con la candela. L'abbiamo disintegrato con la candela. E prendiamoci Head of Krampus, ma poi la mettiamo via. Per semplice fatto che abbiamo un oggetto molto molto più figo. E andiamo giù e cerchiamo di arrivare fino a Hash, se no amen, andiamo avanti con la run sperando di trovare
la possibilità di arrivare fino a Delirium. La vedo molto dura contro Delirium, ma comunque è una run divertente. Abbiamo scoperto un paio di combinazioni, niente male. Quindi andiamo avanti di qua. Vediamo cosa ci fa lui. Mettiamoci qua dietro per proteggerci un pochino. Gli buttiamo in mezzo una di queste. Ops, ho perso l'alimento come un pirla. Non sono accorto che c'era quello, ma va bene lo stesso. Doppio judgment a soldi, vabbè, addio. Abbiamo un 42% di patto col diavolo, che non è niente male. Strength ce la teniamo. Alla fine stiamo recuperando un bel po' di energia. Mi sta facendo anche un sacco di danno, ma cerchiamo di concentrarci un attimino di più. Qua mi sto perdendo tempo per andare contro Ashma, che sono furbo come una faina. Sto sbagliando un pochino adesso, ragazzi. Quindi vediamo di non andare in tilt. Cerchiamo di concentrarci un pochino di più. Ok. C'è ancora qualcuno? Sì. Ah, si stanno cicciando a vicenda. Abbiamo perso troppa energia. Troppissima energia. Ok, uno è andato, adesso va anche l'altro. I mostri ci hanno distrutto. Ah, Dio. Ok, ci prendiamo questa. Andiamo a cercarci allora. Il fatto è che questo piano lo odio e soprattutto non abbiamo neanche la mappa, quindi non ci fa neanche vedere dove posso andare. Ok, qua prendiamo questo, andiamo avanti. Abbiamo bisogno di recuperare un po' di energia che abbiamo perso. Quindi attenzione adesso a stare un pochino più concentrati. Allora, patti con... No, cose dorate non ne trovo. Cioè, rocce spirituali non ne trovo. Questo è quello che esplode. No, questo è quello che diventa invisibile. Che abbiamo ucciso per fortuna. Continuiamo ad andare di sopra. Bello questo. Ok, no, sono riuscito a non prendermi danno in questa stanza. Incredibile, ma vero. Andiamo giù. Patto col diavolo ce lo siamo già giocati. Scusate, Ash ce lo siamo già giocati, perché abbiamo 20 secondi per finire questo e il prossimo piano. Così. Permesso. Andiamo ancora di qua? Andiamo ancora di qua. Ok, ci prendiamo questa. Continuiamo. Qua c'è una roccia spirituale? No. Andiamo ancora di qua. Mi sa che era tipo quella dopo. Ok, dai che ce la facciamo. Questo lo uccidiamo di qua. Continuiamo ad andare su. Spatacchiamo questi due. Ah, che fastidio quando non abbiamo la mappa. Pian piano sta diventando una delle cose più brutte, non sapere dove andare. Ma magari è per l'esplorazione. Io sono uno che fa tante tattiche, quindi è un po' dura. Però la candela distrugge i portali in un attimo. Altra interessante nozione. Stai lontano da me, Mr. Fred. Gli possiamo sparare la candela in mezzo. Andiamo di spaccare questi due. Perfetto. E adesso possiamo lanciare la candela là. Beccato.
Io continuo a sparare la candela là in fondo. Ok, Blood Clot ce lo prendiamo. Niente patto col diavolo, nonostante il 40%. Non so perché abbiamo messo una bomba là, tanto ne è un casino. Andiamo pure giù e dobbiamo sperare in un patto col diavolo sto piano. 67%. Corso The Blind, ok, quindi prenderemo il patto senza sapere che cosa sarà. E vabbè, spacchiamo un policefalo se ce la facciamo. Permesso, ok. Speriamo di trovare presto il boss, ecco, quello sì. Chissà se Emergency Contact funziona bene anche con Delirium. Potrebbe anche essere. Qua in fondo c'è... Guppy? Un oggetto di Guppy, che è Guppy Spot. Ok. Perché mi ha tolto una... Ah, che pirlissimo che sono. Era Walk? Savor the moment. Questo è un oggetto nuovo. Pensavo fosse Guppy's Head, invece è Guppy's Paw. Quindi ci ha dato più energia in cambio del cuore spirituale. Dell'unico cuore che avevamo. Two of Diamonds la usiamo per avere soldi. Era Walk, non so che cosa sia. Ah, ok, ci fa rallentare e ci dà praticamente l'effetto che possiamo andare tutto a... Ok, è tutto rallentato praticamente. Spariamo più lentamente, siamo semplicemente... È come se fossimo straveloci in una stanza dove tutto va più pianissimo. Quindi abbiamo Era Walk, che è giustamente un'altra carta di Magic che è stata citata. Ci teniamo Red Candle, però. Molto interessante questa. Contro Delirium Era Walk sarebbe stata molto figa. O contro comunque un boss molto difficile. Però teniamoci a mente, insomma, questo oggetto se dovessimo ritrovarlo. So che magari voi starete urlando: no, perché hai tolto Era Walk? Ma a me piace scoprire gli oggetti senza dover leggere subito che cosa sono. Un sacco di soldini che non possiamo usare. Beh, potremmo usare qua e qua. Giusto per... No, lasciamo stare. Tanto non ho cuori, quindi lasciamo perdere. Dobbiamo tornarci indietro a prendere la carta della forza, che è fondamentale per possiamo usare la carta della forza e usare Guppy's Paw subito dopo, in modo da trasformare la carta della forza in 6 cuori spirituali, se vogliamo. Altra piccola cosa che si può fare. Un altro luck up. 1, 2 e 3. Andiamo qua. Ok, stavo giusto dicendo, quasi quasi entro dentro la stanza del sacrificio, perché tanto ho Holy Mantle e l'ho appena perso. C'era la stanza segreta di là, ma non è che mi serva più di tanto adesso. Au. Ok, continuiamo ad andare su. Ah, però la stanza segreta adesso era raggiungibile da qua, quindi a questo punto credo ne valga anche la pena. Perfetto, quindi facciamo il giro di qua. Cucù. Ok, non c'era niente. Sorry.
E mi sono accorto adesso di non aver acceso il microfono, perché Ace è furbo, quando è furbo è furbo. Quindi vediamo pure di andare avanti, è successo un po' di tutto ultimamente, ma va bene così, vediamo se riusciamo a portarla a termine sta run, anche se la vedo dura adesso, sinceramente, se non troviamo in fretta il boss. Qua lasciamo un po' di bombe ogni tanto. Se mi toccano muoio, attenzione, attenzione, attenzione. Non fatemi morire, non fatemi morire. Uff. Dai che siamo proprio al limite, al limite, al limite. Andiamo giù di qua. Ogni tanto spariamo delle lamette che sono fantastiche, stavo dicendo prima. Ok, e vediamo un po' se ce la facciamo. Fuori questo. Fatemi arrivare al boss. Ok, questo si è ucciso da solo praticamente.
Camion Conception sta facendo il suo sporco lavoro a farmi generare incubo. Date un oggetto che mi dia HP, magari. Andiamo di qua ancora? Ok, questo è morto facile. Un HP addirittura. Che brutta questa stanza, io la odio sempre. Aia. Dai, dai che ho... Ok, uno è andato. Muori, perfetto. The Moon. Non ci serve. Basta! Fatemi uscire da qua. Ok. Ho esplorato quasi tutto. No, in realtà c'è ancora un sacco da esplorare, ma... Non nessuna delle vie che sto provando è quella giusta, bisogna che devo andare per forza nella stanzone grande. Va bene, andiamo nella stanzone grande. Qua c'è Brownie. Au, sono morto! Vabbè, è stato divertente lo stesso. Abbiamo imparato un sacco di cose. Grazie ancora della visione. Io sono Ace Brave, namaste and be brave!